stessa, tutti gli uomini non devono divertirsi in modo, perché? Perché dovevano essere protetti prima di tutto dalla polvere, perché stiamo parlando di canne fatte a mano, con stagno e piombo. All'epoca, diversi secoli fa, non era facile portare queste piccole contrade, queste lontane contrade, dalle grosse città, questo tipo di canne. E queste canne generalmente venivano fatte in luogo, chiaramente fondendo queste due materiali, cioè stiamo parlando dello stagno con il piombo. E una volta, per cui in base invece questo, questa opera, stavo dicendo, questa balaustra che in linea c'è tutto, tutto una balaustra che copre per quasi tutta la campana. Questa è l'opera. Importante, però non vi erano i soldi, non vi erano ciò che si sono succeduti fino a 1975, e quando si sono succeduti questi parroci per richiedere dei fondi, fondi che non si è più possibilità di realizzare, 37 anni fa. E questo nel 1975, ricordo, nel 1978, invece 37 anni fa, avvenne questo sospirato restauro di questa opera melodiosa, di questa opera di cioè mondiale. Non so dirvi tecnicamente in che consiste, magari poco per volte lo dico, perché, cioè, comunque tenete presente che state ascoltando una voce organistica unica, cioè, brillante allo stesso tempo, e questo strumento ne è veramente testimone.
conosco chiaramente, se dico temperamenti quanti, chiaramente per la maggior parte nessuno conosce l'argomento precisamente. E in pratica un modo per accordare l'organo, per dirlo in maniera semplice, alla maniera antica. Sappiamo tutti come si accorda una chitarra, no? Bene. E Haydn, il famoso Haydn dell'Alleluia, per intenderci. Bene, adesso ci spostiamo però in ambito profano, perché ho scritto tantissima musica sacra del profano. Bene, quest'area bellissima, Lascia che pianga, racconta la storia di Rinaldo, tratta dalla Gerusalemme liberata. Yeah.
Bene, ci sarà una sorpresa, mi piace immaginare che cosa. Secondo le mie preoccupazioni, non sarebbe.